Dopo tre pareggi e quattro sconfitti in questa stagione, arriva finalmente per il Cagliari di Walter Mazzarri la prima vittoria in campionato. Dopo due pareggi e due sconfitte nella panchina sarda per l'ex allenatore di Torino, Watford, ma anche Napoli e Inter, arrivano finalmente i primi tre punti in questo campionato. Prima vittoria per il Cagliari di Walter Mazzarri in casa alla Sardegna Arena, davanti al pubblico amico, davanti alle mura amiche. Finisce 3-1 il lunch match che ha aperto di diritto questa domenica dedicata all'ottava giornata contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa, espulso nella finale. Sampdoria che rimane a quota 6 punti in classifica, raggiunta in graduatoria proprio dalla formazione isolana, a quota 6 punti. Una vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte in questo inizio di campionato, quarta sconfitta che arriva quest'oggi alla Sardegna Arena in uno spareggio salvezza che ha sicuramente emozionato. La doppietta di João Pedro ha caratterizzato questa prima partita dedicata all'ottava giornata di campionato, alla domenica dedicata all'ottava giornata di campionato. Dopo il big match ieri sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Inter, il ritorno all'Olimpico di due grandi ex, da una parte Simone Inzaghi e dall'altra il Tucu Correa, questa sera un altro big match caratterizzerà questa ottava giornata, l'ottavo turno di campionato, che si concluderà questa sera con il posticipo domenicale all'Allianz Stadium tra Juventus e Roma, e poi domani sera il Monday Night al Penso tra Venezia e Fiorentina. Un'ottava giornata, una domenica dedicata all'ottava giornata che si apre, dicevamo in precedenza, grazie alla doppietta, perché realizza il gol che sblocca il match al 7° minuto e poi al 93° deposita in rete il 3-1 finale. Batte per la terza volta Emila Audero, batte per la terza per la seconda volta in giornata, personalmente per la terza volta in questa partita disputata alla Sardegna Arena. 3 gol subiti da Emila Audero, ancora troppa disattenzione difensiva per la formazione dell'ex allenatore della Parma, espulso nel finale per le tantissime polemiche con prima Colley e poi con Ciccio Caputo, che hanno sprecato l'occasione della possibile 2-2. Sarebbe stata una rimonta davvero pazzesca. Prima il gol di Torsby di testa sull'angolo, battuto da Ciccio Caputo, il colpo di testa a battere cranio per il gol che aveva riaperto le speranze blucerchiate quest'oggi alla Sardegna Arena, e poi nella finale l'assist vincente, la corsa vincente, l'azione in singolare, in singolo di Nandez, con il passaggio smarcante per João Pedro, che ha depositato in rete il pallone del 3-1, il pallone che vale una vittoria ricercata, una vittoria sicuramente importante per il proseguo di questo campionato, per il proseguo di questa stagione e anche per l'obiettivo salvezza della Cagliari di Walter Mazzarri. Seconda doppietta in questa stagione per l'attaccante brasiliano, che dopo aver realizzato 16 e 18 reti nelle ultime due stagioni, quest'anno è già a quota 6 reti realizzati in questo campionato. 6 reti come Edin Dzeko, a meno 1 dalla capocannoniere Ciro Immobile. João Pedro sta trascinando, a suon di prestazioni, a suon di gol, il Cagliari alla ricerca finalmente della prima vittoria, alla ricerca anche della salvezza. Una Cagliari che passa in vantaggio al 7° minuto grazie all'azione dell'ex di turno Keita Balde, che riesce a trovare nel secondo palo João Pedro, che infila la porta blucerchiata per il vantaggio di testa da parte dell'attaccante brasiliano. Gol convalidato con l'utilizzo del VAR dall'arbitro Marchetti. La partita inizia comunque con il vantaggio isolano e prosegue anche a regalare tantissime emozioni con il palo da parte di Antonio Candreva. La reazione ospite, la reazione blucerchiata, non si fa attendere, quindi Sampdoria pericolosa al 13° con il palo di Antonio Candreva. Poi un'azione in singola da parte di Fabio Quagliarella, lanciato lì davanti dall'ex allenatore della Parma quest'oggi, con lo scambio con Askinsen, la palla per Quagliarella che cerca la girata, che non, però non riesce a trovare
trovare neanche la porta. Questa azione arriva al 38esimo nel corso del primo tempo. Partono meglio gli uomini di Walter Mazzari nel corso della ripresa, con un destro dalla distanza di Marco Marin, l'ex centrocampista dell'Ajax, e tentativo in spaccata mancata invece per Manolo Gabbiadini. Una partita viva, è una partita che al 74esimo vede arrivare il raddoppio per il Cagliari di Walter Mazzari grazie alla traiettoria con Beffa, perché la traiettoria, il tiro di Martin Caceres viene deviato da parte di Torsby, deviazione che mette in fuorigioco Emil Audero. 2-0 al 74esimo per il Cagliari di Walter Mazzari. Nel corso negli sviluppi di un corner all'83esimo, colpo di testa a riaprire la partita da parte di Torsby. 2-1 all'83esimo, dicevamo, delle occasioni capitate prima a Colle, poi a Francesco Caputo al minuto numero 92, e poi nella finale la galoppata, la corsa vincente di Nandez per premiare l'inserimento ancora una volta di João Pedro. Quinta e sesta rete per l'attaccante brasiliano, primi tre punti in questa stagione per il Cagliari di Walter Mazzari. Vittoria meritata alla Sardegna Arena contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.